Oggi su Recensione Smart avremo lei, una delle auto più amate dagli italiani. L'avete riconosciuta? Dacia Sandero Stepway, da non confondere con Streetway, perché in questo caso parliamo di un crossover, ma soprattutto compatto ed economico. E quando dico economico non significa che non sia fatto bene, anzi, ed è per questo motivo che andremo alla ricerca di ogni singolo pregio e, chi lo sa, magari anche qualche piccolo difetto. E se potremo farlo, dovremo ringraziare il concessionario Messa, del quale in descrizione troverete tutte le informazioni. E lo dico sempre, collaboriamo con i concessionari, ma noi siamo sempre sinceri al 100%, ci danno fiducia al 100%, quindi possiamo raccontarvi tutta la verità che c'è dietro ad ogni singola auto. Ed è per questo motivo che oggi vorrei partire subito dal lato anteriore, perché stiamo parlando ovviamente di una versione restyling, e lo notiamo anche dal logo Dacia rinnovato al centro, che poi va pian piano ad aprirsi con queste righe bianche che danno una continuità e a formare la Y-shape dei fari, ovvero la firma luminosa a LED, mentre resteranno alogeni gli indicatori di direzione e anche la parte di abbaglianti. Perché rimangono alogeni? Soprattutto per abbattere quelli che potrebbero essere i costi di sostituzione, perché se si brucia una lampadina con pochi euro riuscirete a cambiarla. Parlando invece di sicurezza, abbiamo a disposizione la possibilità di avere la frenata d'emergenza assistita, veramente ottima, e soprattutto anche il sensore dell'angolo cieco. Si possono avere anche i sensori anteriori, che in questo caso non abbiamo. Secondo me è sempre bene inserirli, anche perché se stiamo parlando sì di un crossover compatto, ma le dimensioni sono comunque importanti. In questo caso, come potete notare, abbiamo l'allestimento extreme, che dà un tocco un po' più estremo a questa vettura, anche un po' più fuori strada, ma questo lo vedremo un pochettino quando parleremo del taglio laterale. E mentre ci spostiamo, vi voglio raccontare due cose fondamentali. In primis, l'iscrizione al canale, perché più saremo e più riusciremo a portare contenuti di qualità. Il 90% di voi guarda i nostri video ma non si iscrive, ragazzi, è totalmente gratuito. Seconda cosa, qui possiamo trovare il logo Dacia, che sappiamo essere un gruppo automobilistico rumeno, ma nel 1999 è stata acquisita da Renault, quindi gran parte dei componenti di questa vettura sono francesi. Una collaborazione che secondo me funziona molto bene e nel corso degli anni ce ne siamo accorti veramente tanto. Ma vediamo il taglio laterale. Come vi dicevo, stiamo parlando di un crossover compatto e lo dimostrano anche le misure: 4,10 m di lunghezza, 1,85 m di larghezza e 1,59 m di altezza. Ma non dimentichiamo due cose importantissime: all'incirca 20 cm da terra, specialmente anche in questa versione extreme, che quindi ci dà un tocco un po' più da fuori strada, se così possiamo definirlo. Ricordo che avremo solamente la trazione anteriore, una gran presenza di fascioni in plastica e anche bella questa colorazione qui che va a spezzare, barre modulari che si possono girare per andare a caricare quindi oggetti o comunque ad esempio la parte del baule superiore alla nostra vettura. Altra cosa importante, cerchi da 16 completamente neri per dare un tocco un po' più sportivo e ingresso keyless, ma soprattutto un passo di 2,60 m che ci darà a disposizione tanto spazio anche nella parte posteriore. Andiamo a vedere. E quindi, parlando di abitacolo posteriore, notiamo subito una cosa, che è relativamente spazioso. Anche in 5 si sta relativamente comodi, ma se bisogna fare un viaggio in lunghezza forse è meglio farlo in 4, perché dal punto di vista ad esempio delle gambe, con il sedile del guidatore impostato sulla mia altezza, quindi 1,70 m, abbiamo comunque tanto spazio a disposizione sia per le gambe che per la testa. Io non vado a toccare, magari essendo un po' più alti potreste andare a sfiorare, ma nulla di troppo esagerato. Il tunnel centrale, come vi dicevo, non è troppo rialzato, quindi anche in 5 si riesce a stare, ma dal punto di vista magari della larghezza delle spalle è più indicata per 4, però io comunque anche per brevi tratti così riesco a starci. In questa posizione noterete che io qui ho lo smartphone per il semplice fatto che non ho una presa USB, quindi dovrò collegare solo da davanti, e neanche le bocchette di aerazione. Ecco, forse per un'auto di queste dimensioni sarebbero potute servire. Mi sposto nel sedile del passeggero dietro, è tutto tirato indietro ma davanti c'è ancora un po' di spazio. Con le gambe sopra non vado a toccare, ma vado a sfiorare qui sotto, però comunque potrei andare ancora un po' avanti con il sedile. Cosa importante, agganci Isofix su entrambi i lati, non c'è il bracciolo, quindi la seduta è un po' più comoda, magari sarebbe potuto servire. Quindi questi gli interni. Non ci sono posteriormente le luci di cortesia, ma abbiamo ad esempio il poggiamani. Posteriormente cambia una scelta stilistica della vettura, non troviamo il logo Dacia ma bensì la scritta. Ovviamente abbiamo anche una parte di pinna di squalo, i vetri in questo caso sono in colorazione normale, quindi non saranno oscurati. Scritta Sandero, sempre la firma luminosa a LED, rimangono alogeni ad esempio gli indicatori di direzione, un bel fascione nero nel quale vengono nascosti i sensori di parcheggio e poi il diffusore. Non si vede quello che è lo scarico, ma è ben nascosto. Andiamo ad aprire il bagagliaio, apertura manuale, relativamente
veramente veloce. Mi dispiace un po' che qui magari non ci sia una parte di plastiche, ma per contenere i costi viene mantenuta la parte di carrozzeria. Cosa importante, 328 litri di carico per questo crossover compatto quando avremo la bombola del GPL, quindi come in questo caso, se no all'incirca 400. Una volta battuti i sedili andremo a superare i 1000 litri. Quindi la capienza sicuramente non è il cavallo di battaglia di questa vettura quando si parla di bagagliaio. Abbiamo anche un doppio fondo che ci permette di andare a inserire altri oggetti, ma in questo caso andremo a trovare anche la bombola. Luci di cortesia, alcuni ganci, la cappelliera che si alza e si abbassa in base a quando andiamo ad abbassare il bagagliaio. Ma direi che ne abbiamo parlato abbastanza, andiamo a guidarla su strada. Ed eccoci a bordo della nostra Dacia Sandero Stepway, dove avremo a disposizione la motorizzazione EcoG, ovvero 1.003 cilindri da 101 cavalli, quindi B-Fuel, ovvero benzina e GPL. Ma un B-Fuel diverso dal solito, perché siamo abituati a vedere quei motori che nascono a benzina e successivamente adattati a GPL. In questo caso invece troveremo un motore già studiato fin dall'inizio per andare a supportare il GPL, tant'è che se andassimo solo a benzina, quindi andiamo a disattivare il GPL, avremmo solo 87 cavalli, mentre se andiamo ad attivare anche il GPL avremo una mappatura all'incirca di 101 cavalli. Quindi capite bene che quest'auto è studiata principalmente anche per andare a GPL e il vostro portafoglio vi ringrazierà dal punto di vista dei consumi e delle spese di ad esempio carburante. Ma ovviamente se non vi interessa la motorizzazione GPL, potete avere anche il semplice benzina da 110 cavalli oppure il 90 cavalli sempre benzina con la possibilità di avere il cambio automatico, cosa che in questo caso non abbiamo, ma ne parleremo tra poco. Giù una marcia, schiacciamo un po' l'acceleratore. Sentite bene, 170 newton metri di coppia per questo motore 3 cilindri. E quindi alcuni di voi diranno: Fede, ma si sente la frullata dei 3 cilindri? Com'è l'abitacolo di questa Sandero? Ragazzi, devo essere sincero. Allora, 170 newton metri di coppia possono sembrare pochi per quelle che sono le dimensioni della vettura e all'incirca un peso di 1100-1200 kg. Ma devo essere sincero, la coppia parte già da bassi giri. Quindi appena andate a schiacciare l'acceleratore e siete a bassi giri, subito sentite entrare il turbo e andate in coppia, quindi andate ad aumentare la velocità. Ma attenzione che essendo un 3 cilindri, appena andate a schiacciare sull'acceleratore salite subito di giri e quindi salendo di giri aumenta anche quello che magari può essere il sound del motore all'interno dell'abitacolo. Quindi ad alti giri il sound del 3 cilindri si avverte, ma se guidate seguendo quello che vi consiglia lui, quindi a cambiare a 2000 giri e guidate in maniera tranquilla, che poi è l'anima di questa vettura perché è stata concepita per essere confortevole e tranquilla alla guida, devo dire che non si fa assolutamente caso al motore e anche dal punto di vista dell'aerodinamicità l'abitacolo è ben insonorizzato, non al 100%, ma comunque riesce a nascondere bene quelli che sono i vari rumori esterni. Cosa importante che voglio segnalarvi: a 130 km/h siamo all'incirca a 2750 giri. Perché? Perché hanno fatto una cosa geniale, ovvero inserire la sesta marcia in questo cambio manuale. Quindi avendo sei marce potete andare ad abbassare subito i giri quando andate a cambiare e quindi la sesta è una marcia di riposo, perché appunto se volete recuperare velocità in sesta secondo me bisogna andare un po' a scalare, perché appunto i newton metri di coppia non sono altissimi, la sesta è una marcia di riposo e quindi in alcuni casi quando magari dovete fare un sorpasso avete bisogno di un po' più spinta, è consigliabile andare a scalare marcia. Adesso abbiamo un piccolo rettilineo, accelero un pochettino, ero in quarta, ha preso subito velocità, quindi ve lo dicevo, anche in quarta si riesce a comunque prendere coppia velocemente, come vi dicevo verso la quinta e la sesta fatica un pochettino. Quindi parlando di cambio, devo dire che l'ho trovato veramente buono, non ho mai faticato negli innesti, forse un pochettino duri ma comunque restano intuitivi, e anche dal punto di vista del comportamento aerodinamico di questa vettura, in questo caso ci troviamo in una stradina dove ci sono un po' di curve, non si va ad avvertire particolarmente il rollio. Ovvio, se si entra in curva un po' più velocemente sì, perché comunque stiamo parlando di una vettura che ha il baricentro un pochettino più alto magari rispetto ad una city car, ma comunque fa il suo dovere e riesce a offrire un abitacolo confortevole. Cosa che mi è piaciuta molto, la vista laterale quando ad esempio dobbiamo
controllare, per immetterci all'interno, è veramente buona, si riesce a vedere bene. Fatichiamo un po' con la parte del lunotto, che è un po' piccolino, ma comunque ben coperto dalla parte qui dello specchietto, quindi riusciamo comunque a buttarci un occhio. Ma adesso arriviamo a una velocità un pochettino più alta, all'incirca intorno ai 100 km/h, e facciamo un test di frenata. Quindi velocità di codice, giù tutto. Ok, come avete potuto vedere, abbiamo fermato la vettura in poco tempo. Freni posteriori che sono a tamburo, e qua alcuni potrebbero storcere il naso. Io vi posso dire, freni a tamburo o a disco, questi freni a tamburo frenano bene. Non è che se a tamburo frenano peggio rispetto al disco, anzi, però ovviamente nelle lunghe sollecitazioni il disco funziona meglio. Ma in questo caso, se è una vettura che quindi non dovete andarci a fare le gare, non dovete andarci a correre, vanno assolutamente bene i tamburo e frenano comunque bene. Ma visto che abbiamo parlato di cambio, abitacolo, prestazioni, parliamo di sicurezza, dove sicuramente Dacia ha fatto un passo in avanti, ma ancora non ci siamo al 100%, perché sicuramente non abbiamo il cruise control adattivo, non abbiamo il mantenitore di corsia, ma per fortuna abbiamo una cosa che io voglio su tutti i veicoli, perfino le biciclette, e dico voglio, so che voglio non si dice, ma in questo caso si parla di sicurezza, quindi la voglio, e Dacia l'ha inserita, quindi ottimo, ovvero frenata d'emergenza assistita e sensore dell'angolo cieco. Quindi ottimo lavoro, e ovviamente non lo potete provare perché per fortuna nessuno mi ha ancora tagliato la strada, speriamo che non succeda, però comunque bene poterle avere. Parlando invece di una cosa fondamentale da non dimenticare, lo sterzo, che ho trovato relativamente morbido, ma forse si poteva fare qualcosina meglio dal punto di vista della precisione, nel senso che segue bene quelli che sono magari i nostri comportamenti, ma ogni tanto magari bisogna correggere un pochettino di più la traiettoria, ma comunque nulla di troppo particolare. E quindi ragazzi, visto che abbiamo parlato fondamentalmente di tutti gli aspetti che coprono una guida, vi avevo promesso che vi avrei parlato del cambio automatico e anche dei consumi, che sono le due cose che vanno a chiudere e soprattutto aiutarvi in una scelta. Come vi dicevo, cambio automatico disponibile solo sulla versione benzina, quindi non sul GPL, sulla versione da 90 cavalli. Cambio automatico CVT che non ho provato, ok? Quindi non posso darvi un feedback, ma vi posso dire che a me il CVT non piace, non quello di Dacia, il CVT in generale. Mi sarebbe piaciuto magari avere il doppia frizione che ad esempio monta Renault, ma ovviamente in quel caso i costi sarebbero lievitati. Attenzione, non è che se il CVT non mi piace non è da comprare, semplicemente dà quell'effetto scooterone che non mi fa impazzire, ma se a voi non vi interessa, fate tanta città e vi serve un cambio automatico, sicuramente riuscirete comunque a rimanere relativamente soddisfatti. Ma vi ripeto, non l'ho provato. Parlando quindi di consumi, in città siamo sui 9 km con un litro di GPL e all'incirca gli 11 km con un litro con il benzina. A velocità autostradale 11 km con un litro di GPL, all'incirca 13 con benzina. Invece al limite dei 110 km/h strappiamo 14 km con un litro a GPL e all'incirca i 16 con il benzina. Dei consumi di tutto rispetto, chiaro, se seguiamo il computer di bordo e se ci impegniamo a guidare con testa. Se invece schiacciate tanto e quindi siete di fretta, beve, non ve lo nascondo, consuma, ma poi sta lì tutto in base alle vostre esigenze. Ma avendo quindi GPL e benzina insieme, due serbatoi distinti, riusciamo quasi a fare 1000 km con un pieno, quindi in totale, sommando i due serbatoi, quasi 1000 km, quindi veramente un'autonomia interessante. E quindi ragazzi, questa Sandero si comporta bene anche su strada, vediamo dopo la qualità degli interni, ma così vi dico che è assolutamente un'auto promossa. Vi devo parlare ancora di prezzi, ma sì, non ha il contachilometri digitale, non ha i sedili automatici, non ha magari l'impianto stereo della Beats, della Bose e così via, ma ha tutto ciò che vi serve, è confortevole, e quindi se vi serve per muoversi in città, lunghi viaggi e così via, riuscite a viaggiare sereni, e forse è per questo che è un'auto amata dagli italiani. E voi
cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ed eccoci pronti a salire a bordo della nostra Dacia Sandero Stepway. Ragazzi, cosa importante, parliamo dell'allestimento extreme, quindi notiamo i tappetini in gomma, ma se dobbiamo parlare della qualità di questi interni e paragonarlo al prezzo di vendita della vettura, devo dire che mi ritengo soddisfatto. Ma andiamo per gradi, perché sì, abbiamo la presenza ad esempio di tante plastiche, sia nelle portiere che nella plancia centrale, ma comunque si vede che Dacia ha provato ad abbellirle, ad esempio aggiungendo queste parti qui, questi inserti in colorazione simil bronzo per richiamare alcune parti della vettura, come ad esempio le cuciture sui sedili in tessuto. Ma comunque non manca la sicurezza, con questi poggiatesta che hanno questa forma strana appunto per limitare un eventuale colpo di frusta. Regolazione manuale dei sedili, ma caliamoci all'interno, dove subito notiamo il volante con la scritta Dacia, a sinistra la regolazione del cruise, a destra la parte di regolazione per muoverci all'interno del cruscotto, che è analogico nelle parti laterali per i giri motore e la velocità, digitale nella parte centrale. Cliccando questi tastini ci possiamo muovere a vedere l'eventuale autonomia sia del benzina che del GPL, i consumi e così via. Quindi andando a cliccare il tastino LPG andiamo ad attivare il GPL e quindi possiamo vedere anche quanto stiamo consumando a GPL, quanta autonomia ci è rimasta e così via. Quindi tornando a parlare delle plastiche, come vi dicevo, tanto presenti, ma si vede che hanno provato ad abbellire, ad esempio con questa forma strana per le bocchette di areazione che ci permette di parlare del clima, che è automatico ma monozona. Peccato, ma comunque funziona relativamente bene, anche se ci mette un pochettino di più a raffrescare o riscaldare l'ambiente per il semplice fatto che dietro non abbiamo le bocchette. Il porta documenti non ha la luce di cortesia, ma comunque relativamente spazioso. Parliamo ora di infotainment, che è da 8 pollici con l'integrazione di Apple CarPlay e Android Auto solo via cavo. C'è la possibilità di avere anche il navigatore proprietario, ma sinceramente è un optional e io ve lo sconsiglio, perché andando a collegare il vostro smartphone potreste avere il Google Maps, Waze già relativamente aggiornati. Infotainment che funziona bene, abbiamo l'FM, la M, la DAB e l'RDS, quindi non manca assolutamente niente. E quindi, come vi dicevo, magari non sarà curatissimo al 100% l'interno di questa vettura, ma per il prezzo va assolutamente bene, leggermente spartano ma comunque ben curato su alcune parti, e quindi per me è assolutamente sufficiente e anzi anche qualcosina in più. Ne approfitto per farvi vedere anche i fari, che in questo caso sono a LED ma con gli abbaglianti diventano alogeni, e comunque devo dire che fa relativamente abbastanza luce. Vi faccio vedere anche quello che è il discorso retrocamera, dove in una condizione di luce non troppo esagerata riesce comunque a fare il suo lavoro. La qualità non è altissima, ma anche quando c'è ancora più buio si riesce a vedere bene un eventuale ostacolo. Ma andiamo quindi a tirare le conclusioni finali. Quanto ci costa questa Dacia Sandero Stepway? Beh ragazzi, dipende. Partiamo prima dalla garanzia, all'incirca 3 anni o 100.000 km, comunque una garanzia di tutto rispetto. Ma parlando quindi di prezzi, potremmo partire da una base all'incirca di 15.500 euro fino ad andare a superare i 20.000 euro. Un prezzo che io reputo assolutamente onesto per quelli che sono i prezzi ad oggi di tutte le altre vetture competitor, ma soprattutto per quella che è anche la campagna di questa vettura, perché punta ad essere economica ma praticamente non le manca quasi nulla, ed è anche assolutamente ben fatta e anche ben studiata se si va a pensare al discorso del motore a GPL. Qual è la versione che vi consiglio maggiormente? La Expression. Costa all'incirca dai 16.000 euro, ma è comunque una buona parte intermedia, che quindi ci permette di aggiungere optional interessanti come ad esempio anche la retrocamera di parcheggio. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa Dacia Sandero Extreme, e soprattutto un bel like e un commento fondamentale iscrizione al canale, perché più saremo e più riusciremo a portare contenuti di qualità. Ringrazio nuovamente il concessionario Messa, del quale in descrizione troverete tutte le informazioni. Io sono il vostro, il mio Federico, vi auguro una buona giornata e perché no al prossimo video, sempre qui su Recensione Smart. Ciao!